Salve. Ciao Angelo. Oggi insomma la partita ha detto no alla Lazio, ma un momento un po' particolare per la Lazio, possiamo dire. Ma penso che con quella di oggi, altre 3-4 partite, penso che possa decidersi la stagione insieme alla Coppa Italia che andremo a affrontare martedì, perciò era una partita importantissima. Purtroppo abbiamo giocato benissimo, abbiamo lasciato un'occasione al Chievo al 90° e il risultato è stato negativo. Non è capitato di perdere una partita così, dove crei tanto, sprechi e poi alla fine con un gol, con un'azione fanno un gol. Sai, purtroppo il calcio è anche questo. Dispiace, siamo delusi perché la prestazione c'è stata, rispetto a Torino c'è stata una bellissima reazione, abbiamo creato penso 10-12 occasioni da gol, o per imprecisione nostra, o per sfortuna, o perché il Chievo è stato bravo, non siamo riusciti a buttarla dentro e poi alla fine siamo stati castigati. Il calcio è anche questo, bisogna accettarlo e più forti di prima ripartiamo, ci mancherebbe. Angelo, la tua presenza qui è proprio per questo, cioè la società che esterna all'esterno un certo tipo di pensiero. Io non sto qui adesso a motivare i giocatori per rifar ripartire, non devo demotivarli, questo è l'importante. Io non devo demotivare i giocatori, perché le motivazioni dei giocatori ce l'hanno tantissime. Quindi sta a me, sta all'allenatore, sta alla società non demotivarli. Senti, è stata la settimana un po' anche del confronto interno, no? Lulic aveva detto non vedo più la cattiveria, comunque la Lazio di qualche settimana fa. E poi insomma Inzaghi ha ripreso. Penso che è stata un po' drammatizzata la situazione della settimana. Secondo me l'entusiasmo c'è ancora, c'è la voglia di far bene, l'abbiamo dimostrato questa sera. E oggi il risultato non ci ha premiati, però la prestazione c'è stata. Non si può rimproverare nulla a nessun giocatore, secondo me. Hai parlato con Villa, sai che cosa è successo alla fine? No, ho visto qualche immagine adesso a Sky, però obiettivamente, ma ripeto, Villa è imprescindibile per questo gruppo, prima di tutto. È un ragazzo eccezionale, quindi mi sembra ingeneroso che qualcuno dicano che sia stato un tifoso della Lazio. Io mi auguro sia un pseudo tifoso della Lazio abbia fatto quello che ha fatto. Senti, non ti vogliamo caricare di troppi impegni, però tu eri un messaggio importante anche all'ambiente, no? Mi ricordo nella conferenza iniziale hai detto ma il mio obiettivo è anche cercare di riavvicinare un po' tutto, no? Squadra, ambiente, però oggi stadio semivuoto, c'è una situazione a prescindere adesso dallo stadio sia nuovo, vuoto o non vuoto. Prescindendo da questo, mi sembra che fino a che la Lazio faceva delle prestazioni come ha fatto fino adesso, tutti contenti, perde due partite è il dramma. Penso che sia una via di mezzo, dobbiamo guardare fino adesso quello che abbiamo fatto, sono state adesso due partite e due sconfitte, lo sappiamo benissimo, c'è da rimboccarci le maniche, ma non andiamo dall'esaltazione al dramma più assoluto. Mi sembra che la via di mezzo sia la cosa più giusta e opportuna da fare. Il timore che si percepisce è che le squadre che puntano alla Champions, all'Europa League, si stanno rinforzando, la Lazio è ferma sul mercato, arrivano le prime sconfitte. Se vogliamo fare polemica, facciamo polemica fino a cui uno vuole. Io non spetta a me dire cosa fare nel mercato, ci saranno altre persone di fronte a me, però mi sembra che la Lazio fino adesso ancora è quarta, anche se ha perso, adesso ci saranno delle altre partite, però sta facendo un ottimo campionato. Poi se vogliamo dire che la Lazio va male lo possiamo anche dire, ma non possiamo dire che fino adesso andava benissimo, due partite, una stagione da buttare. Mi sembra della squadra come... buono, deludente, abbastanza delusi, anzi abbattuti, perché eravamo convinti tutti quanti che avremmo vinto la partita, specialmente quando siamo entrati nel primo tempo eravamo convintissimi che potevamo vincerla. Poi è logico che perdere all'ultimo minuto non è piacevole. Questa Inter si può battere? Ma tutti si possono battere. Noi andiamo lì facendo del nostro meglio, come abbiamo fatto da qui, da quando abbiamo cominciato il ritiro fino adesso. Angelo Tari ha praticamente confermato il rinnovo di Biglia, questo può essere un segnale anche importante. L'ho detto prima, Biglia è e rimane il nostro capitano. Per noi non è mai cambiato niente, forse per qualcuno che sta sugli spalti. Bene, grazie.